Rischia seriamente la vita un motociclista veneziano che ieri sull'altopiano è andato in collisione fortuita contro un animale selvatico. Si tratterebbe di un esemplare di capriolo adulto sbucato dal bosco, cadendo poi rovinosamente sull'asfalto in Val d'Assa, nei pressi dell'osteria Antico Termine, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. L'allarme è scattato intorno alle 11:20 di domenica lungo la provinciale 349, poco dopo località Gertele, con il centauro diverto verso Trento. Sul posto, un paio di chilometri dal confine, è stato inviato in codice rosso l'elisoccorso del 118. Dopo le operazioni iniziali per stabilizzare la vittima, il ferito è stato trasportato via cielo al San Bortolo di Vicenza e si trova in rianimazione al momento del ricovero in pericolo di vita. Alla scena avrebbero assistito appassionati delle due ruote che procedevano alle spalle dell'uomo sbalzato sul greto del torrente a fianco dopo l'impatto previsto con l'animale. Ci troviamo qui non a caso nella zona della Val d'Assa, tra le più colpite dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018. Il capriolo sarebbe saltato dal ciglio in strada in piena corsa, con possibilità nulle di evitare l'ostacolo per il pilota. L'animale, inizialmente dato per disperso, sarebbe stato ritrovato poi nelle vicinanze senza vita. Di lui al momento non sono note le generalità nell'età, trascorso la notte in terapia intensiva a causa del forte trauma cranico riportato nonostante il casco di protezione. Secondo le cronache locali, l'uomo avrebbe patito altri politraumi al corpo, tra cui la frattura di un arto inferiore. Oltre al personale di Asiago, sul posto i carabinieri altopianesi